asciutto, lineare, come gli ingegneri. Giovanni Betta inaugura il 38° anno accademico dell'Università di Cassino, quasi tentando di sparire per quanto possibile. Niente one man band sulla scena, lui è un primus inter pares, o se preferite un capitano giocatore. È così che ha portato l'Università di Cassino su un piano umano, aprendo sempre di più l'Ateneo ai ragazzi e lasciandosi contaminare dalla città. Ad esempio con la delega ideale alla diffusione della conoscenza, a fare da sfondo sono state decine di locandine a testimonianza degli eventi organizzati dall'università o con l'università a Cassino e intorno a Cassino. E così l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale abbatte i muri. Ben 22 corsi sono interamente su YouTube e su iTunes, 1200 ore di registrazione. I ragazzi sono in linea con i parametri nazionali, il 42% ottiene almeno 40 crediti formativi durante l'anno, il 45% si laurea entro i termini, il 3,3% arriva dall'estero e Cassino è per questo la nona in Italia. Sempre più proiettata alle collaborazioni da quest'anno anche con Scozia, Azerbaigian e Cina, con un campus che è sempre più centro di cultura e formazione. Entro un anno arriverà pure Lettere. A novembre sono stati assegnati i lavori per la nuova facoltà. Entro 400 giorni i locali verranno consegnati. Tutto vicino, tutto concentrato, tutto a misura di studente. Si cerca di fare il nostro, di svolgere il nostro ruolo, perché è importante sia da un punto di vista formativo sia dal punto di vista di supporto alle imprese. Un ruolo di, diciamo, di leadership o di collaborazione, a seconda delle circostanze. L'importante è esserci, perché in alcuni casi la mia sensazione è che senza le università questo paese ha difficoltà a crescere.